Bentornati a una nuova puntata della Nutrizionista Chilometro Zero. Io sono Raffaella Bocchetti, una biologa nutrizionista. Oggi sono tornata nella provincia di Pesaro Urbino per incontrare gli agriturismi e i produttori locali che voi potete trovare nei mercati di campagna amica della zona. In particolare sono a Nunano, nell'agriturismo I Castagni della Pianella, insieme a Carla Mauri. Ciao Carla! Ciao Raffaella, benvenuti nel nostro agriturismo. Perfetto, oggi parleremo di un frutto di stagione, le fragole. Sì. E spesso molti mi chiedono se le fragole sono caloriche oppure no, se si possono mangiare in una dieta, eccetera. Allora, le fragole sono un frutto ricchissimo di acqua, hanno pochissimi zuccheri, anche se hanno questo gusto zuccherino, però in realtà la maggior parte è acqua, quindi le calorie sono molto basse. Sono ricchissime di vitamina C, quindi sono tra i frutti primaverili più ricchi di questa vitamina importantissima per noi, ma anche un frutto ricco di manganesio e di iodio. Oggi in particolare Carla ci farai vedere come fare una marmellata con i frutti freschi, certo, proprio velocissima, giusto, sì, per poi utilizzarla nella crostata, giusto? Come no, certo, certamente. Carla, come ci fai questa marmellata o confettura? Allora, niente, semplicemente prendendo delle fragole fresche, le tagliamo a pezzettini e poi le mettiamo su in fuoco con l'aggiunta, diciamo, di zucchero e limone, e con una percentuale, diciamo, del 70% di frutta, 30% di zucchero e l'aggiunta del limone che serve a conservarla, diciamo, anche diciamo a migliorarne il profumo. Ho capito, quindi tu non usi le pectine che di solito vengono utilizzate? No, per gelificare? No, assolutamente no. Che già la frutta le contengono? Certo. Okay. Nel caso in cui volessi conservarla, aumento leggermente lo zucchero e il limone e quello mi dà la sicurezza della durata. Poi facendo anche il secondo passaggio, no, della cottura a bagnomaria dei vasetti, o la, diciamo, la sicurezza. E dopo lo vedremo, infatti, sì. Giusto? 70% è tanto di frutta. Consideriamo che le marmellate che noi troviamo nella grande distribuzione hanno al massimo il 20% di frutta. E ricordiamo che la marmellata dovrebbe essere fatta solo di agrumi. La confettura arriva al 30%, al massimo la confettura ex al 40%. Quindi queste, diciamo, marmellate, per così dire, al 70% sono di tutt'altra qualità e noi le possiamo trovare nei produttori locali e quelli che troviamo nei mercati di campagna amica, giusto? Assolutamente sì. Ricordiamo ovviamente che bisogna prendere i frutti di stagione, adesso è la stagione delle fragole che può andare, ecco, da fine aprile a, diciamo, a metà giugno, giusto? Sì. Le nostre, ovviamente in altre parti d'Italia il clima permette anche di raccogliere in altri mesi. Sicuramente. Che tipo di padella utilizzi? Vedo molto bassa, di solito le marmellate si usano, allora, quelle alte. Essendo che a volte, diciamo, si ha fretta in questi casi, no? Che uno deve subito avere il risultato. Per l'ospite dell'ultimo minuto, una padella bassa permette una velocizzazione, diciamo, anche, no? del prodotto finale, che, diciamo, è sempre poi importante. In questi casi c'è sempre bisogno, il tempo non è mai abbastanza e le cose sono tante, quindi in realtà... Certo, chi ha dei bambini che vuole mangiare cose particolarmente sane, fresche, questa potrebbe essere un'idea, la si fa la sera prima per poi farla come colazione al mattino. Come no? Ci manca... Sì, sì, quello può essere una cosa, oppure una crostata fatta veloce, dove io faccio la marmellata e subito poi dietro l'impasto della crostata e via. Okay, si inforna subito. Oggi? Sì, come faremo? Ecco, a questo punto, avendo tagliato tutte le fragole, vado ad aggiungere lo zucchero. E il limone. Possibilmente un limone magari non trattato. Limone non trattato.
A questo punto si può subito procedere con la cottura. Perfetto, quanto tempo? 40 minuti, ma poi vediamo restringere, diciamo, la marmellata, la vediamo un po' così anche a vista, ad occhio, e poi è subito pronta. Perfetto. Si fa raffreddare un po' e poi è pronta. Allora, mentre la marmellata si sta preparando, noi cominciamo a preparare la crostata, giusto? Sì, iniziamo subito a fare il nostro impasto di crostata. E iniziamo dalla farina. E che tipo di farina usi? Allora, questa è una farina, diciamo, fatta con il nostro grano e viene macinata a pietra. E, diciamo, quindi un tipo zero? È un tipo zero. Allora, per fare la crostata iniziamo, diciamo, con la farina, si fa, diciamo, la fontanella. La fontanella, sì. E andiamo a rompere le nostre uova. Quindi queste sono della tua azienda agricola, giusto? Queste sono le uova della nostra azienda. Quindi il bello di poter mangiare in agriturismo è che hai tutti i prodotti, non a chilometro zero, a centimetro zero, diciamo. Di casa, sì. Oppure sì, quelli sì. Che non ce l'hai, ovviamente puoi andare al produttore vicino, nei mercati di campagna amica, dove troviamo, se non altro, alimenti che sappiamo che sono di qualità, genuini. Certo. Poi aggiungiamo il burro, giusto? Il burro, aggiungiamo anche lo zucchero e per ultimo il lievito, una bustina di lievito. Aiutandoci con una forchetta, diciamo, iniziamo a fare la prima parte dell'impasto, che poi comunque verrà finito di lavorare sulla spianatoia. Ecco, mano a mano viene raccolta tutta la farina. Ecco, a questo punto verrà continuato a mano, cercando di, diciamo, mescolare bene tutti gli ingredienti. Sembra asciutta, ma in realtà poco per volta vedo che si ammorbidisce. Sì, sì. Certo, e prende, diciamo, no, tutta la farina. Quando vediamo che la farina messa sulla ciotola è finita, ce ne sarà sicuramente bisogno dell'altra per finirla di impastare, lo faremo sulla spianatoia. In azienda cos'altro hai oltre le galline, altri animali? Allora, l'azienda agricola, diciamo, è grande. Abbiamo gli animali e più di tutto abbiamo bovini, quindi mucche, vitellini, e poi conigli, galline, e maiali in minor parte. A questo punto l'impasto è fatto e quindi ci possiamo subito fare la nostra crostata. Una volta fatto l'impasto si procede subito con l'esecuzione della crostata. Quindi Carla, non la fai riposare? Ma non è necessario, a volte serve subito e quindi bisogna quindi subito procedere. È una cosa veloce. Importante da sapere, perché anche all'ultimo uno può, certo, prepararla senza aspettare mezz'ora, un'ora, che di solito è questo il tempo di posa. Benissimo. Certo. Allora, diciamo, una volta fatto l'impasto si lascia una parte che servirà poi per la decorazione e si inizia a stendere. Allora, uso la carta forno perché, diciamo, è un procedimento, diciamo, più facile, diciamo, trasportarla nella mi toglie il fatto di ungere la teglia, certo, magari anche il fatto di sporcare, ecco. Quindi andrà innanzitutto un po' infarinata, perché, ecco, non avendo riposato, ecco, magari rimane un pochino ancora molto morbida, quindi un po' umida. Sì, okay. Però l'importante è che l'impasto sia morbido, perché altrimenti la crostata diventa secca. Certo.
Ecco, molti hanno questa difficoltà con la crostata secca, ma secondo me dipende anche molto se l'impasto è troppo asciutto. E, diciamo, bisogna sentirlo un po' sotto le mani, ecco. Ecco qua. Allora, naturalmente si cerca di avvicinarci alla misura della teglia. Sembra facilissimo, come lo fai tu, sembra una cosa che chiunque può fare, questa crostata. Sì, ma in realtà sì, non è poi così difficile. Ecco, una volta raggiunta, diciamo, la misura giusta, semplice attrezzino poi verrà rifinita, diciamo, ai bordi in modo che non fuoriesca la diciamo la marmellata in cottura. Rialzano un pochino i bordi. Si rialzano i bordi proprio perché è abbastanza, ecco, poi prettamente quella di fragola è anche molto liquida, quindi certo. È importante che ci sia un bordino rialzato. Ecco. È un'operazione che non richiede molto tempo, molto veloce. Ecco qua. Quindi adesso aggiungiamo la marmellata che abbiamo preparato prima. Sì. Noi utilizziamo questa di fragole perché ovviamente adesso è la stagione delle fragole, giusto? Utilizziamo i frutti freschi. Frutti di stagione. Ecco, bisogna metterne abbastanza. Ecco, bisogna essere generosi. Generosi, sì. Ok. Generosi perché ripaga nel sapore. E la crostata che gusti le fai generalmente anche qui? Allora, diciamo che si segue un po' la stagione. E al momento, diciamo, ecco, con le fragole, però caratteristica è la nostra crostata di castagne, proprio perché noi abbiamo una produzione di castagne, quindi ci dilettiamo a fare la marmellata di castagne, di nespole. A me piace fare la crostata con tutta la frutta possibile, quindi se non c'è la vado a cercare, però certo. Castagne, nespole, pesche, albicocche, tutto quello che ci offre, diciamo, la nostra campagna è buono. Okay. Allora, questo servirà per fare le striscioline che andranno a ricoprire la nostra marmellata, per darle, diciamo, una decorazione. Bellissima. Quindi poi con le striscioline si possono un po' fare i disegni che uno vuole, magari per certo. I bambini anche qualcosa di un po' carino. Anche qualche, sì, anche qualche, sì, decorazioncina, certo. Ecco, si cerca, diciamo, di ricoprire tutto il piano. Che profumo questa marmellata, non potete capire, anche dietro la mascherina si sente tantissimo. È vero, è vero. Eh sì, le fragole sono così, riescono sempre a fare un grande effetto. Certo, questa è una marmellata fatta al momento, fresca, non è sicuramente come quelle che possiamo trovare al supermercato, comunque certo, quelle conservate. Certo, ecco. Certo. E la inforneremo a quanti gradi? Allora, io con il mio forno la lascio, diciamo, 35 minuti a 150 gradi. Statico, ventilato? Ventilato. Ok. E una volta finito, diciamo, il lavoro, la inforniamo. Oh, bravo.
bravo Enrico che hai tagliato e portato la crostata. Carla, tua figlia? Questo è mio figlio, un figlio che mi ciao, aiuta. Ciao Enrico, dimmi una cosa, perché si chiama i castagni della Pianella questo agriturismo? Allora, Pianella è il nome della casa, della struttura che abbiamo voluto lasciare e abbiamo aggiunto i castagni appunto perché abbiamo questi castagneti, la fortuna di avere questi castagneti vicino alla struttura, a una settantina di metri, e organizziamo anche delle giornate dove mandiamo la gente a raccogliere le castagne e insomma con la lezione del pranzo e la visita della fattoria, quindi una parte importante della nostra azienda in una sola giornata. Ecco perché prima Carla mi diceva che il cavallo di battaglia è la marmellata di castagne, giusto? Sì, la lavorazione di questo frutto. Una volta finita la raccolta e che siamo anche più tranquilli, abbiamo tempo per fare la nostra marmellata e conservarla per farle crostate e anche dei primi piatti a base di castagne. Perfetto. Questa è la crostata fatta in pochissimo tempo con una marmellata di fragole, anche quella fatta in modo molto veloce. Vi ricordo che tutti i prodotti li potete trovare nei mercati di Campagna Amica della provincia di Pesaro Urbino e le video ricette e le ricette le trovate sul mio blog www.lamiabiologanutrizionista.it, i social di Coldiretti Marche e Campagna Amica. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 21.15 su Rossini TV, il canale 633 del digitale terrestre.